Ciao amiche, oggi vi voglio fare un trucco per queste feste, per Natale, per Capodanno, così per essere un po' più carini, un po' particolari. La base l'ho già messa, quindi come sempre facciamo la base, un po' di correttore sotto, un po' di correttore anche qua sopra e iniziamo con una matita nera. Facciamo un tipo smoke, ma non molto smoke, lo voglio fare un po' più leggero. Allora, iniziamo la matita nera. Senza paura, eh. Facciamo quella famosa mezzaluna che vi ho insegnato un po' di tempo fa. Poi prendiamo il pennello e iniziamo a metterla un po' dappertutto. Ricordiamo di finire sempre un pelino prima, della fine dell'occhio. Sono un po' una fredattina, però eccomi qua. Ok, dopo aver messo questo, prendiamo un po' di ombretto, che è un granate più che altro come colore, e lo mettiamo sopra, qua sopra. Eccolo qua così. Ok, sopra la lineetta che abbiamo lì. Così l'occhio lo facciamo intenso, ma non molto nero. Se lo vogliamo fare smog, evitiamo di mettere questo colore granate. Però a me piace tanto perché così possiamo giocare anche con le labbra. Se mettiamo un granate, possiamo mettere anche un bel granate in bocca, nelle labbra, e saranno molto più suggestive. Poi usiamo il nero, ombretto nero, senza paura, mettiamone proprio tanto. Vedete? Okay. Poi andiamo sotto, come sempre, la matita nera. Poi anche questa la sfumiamo un attimo, dove è il mio pennellino? Eccolo qui. In giù. Ecco qua. Ok. Dopo prendiamo sempre quel colore granate che avevamo messo sopra, bagnato, lo mettiamo un pochino qua sotto, da alleggerire un po'. Poi prendiamo il nostro eyeliner e passiamo la linea. Attaccate alle ciglie, poi mettiamo qua e facciamo sempre l'archettino. Dopo prendiamo lo stesso pennello che avevamo usato prima e sfumiamo un po' il tutto. Da tutti i due lati. E iniziamo a sfumare. Ok. E
dopo mettiamo un po' di chiaro. Appena sotto La ciglia, le sopracciglia, scusa. E poi per illuminare il viso prendiamo un po' del correttore o di la base più chiara, quello che abbiamo in casa, e lo mettiamo come sempre qua, nelle punte dell'occhio. Così anche se è un trucco un po' scuro, cerchiamo di illuminarlo con questo piccolo piccolo trucchetto. Chi non se la sente, come sempre, matita bianca e facciamo lo stesso lavoro. In su. Vedete che marca di più il trucco e si illumina un po' di più gli occhi. Dopo il nostro mascara, esageriamo, ragazzi, di mascara stavolta. Fuori tantissimo, fuori e dentro. A volte succede, l'ho fatto apposta così capite. Quando usiamo l'eyeliner, alle volte succede questo, vedete queste macchioline bianche lì così? Perché non abbiamo sfumato bene, cosa facciamo? Prendiamo ancora un po' di ombretto, lo mettiamo sopra senza paura. Voilà, vedete? Non abbiamo paura e tamponiamo. Ok. Tantissima mascara, io oggi no, mi metto tanto e voi continuate a mettervi tantissimo. Andiamo alle labbra, le mettiamo un po' di contorno. Chi ha la bocca piccola e vuole farlo un po' più grande, basta che la metta fuori della linea sua normale e poi vi insegno un trucchetto perché non si veda. Chi è capace usa il pennello, che è semplicissimo, ragazzi. Forse anche più semplice. Io sto usando questo rossetto perché è lo stesso dell'ombretto che ho messo prima. Però in questi casi possiamo mettere un rosso fuoco, che secondo me è bellissimo. Trucco perché la bocca sembri o più grande o più piccola. Prendiamo sempre la base che abbiamo usato. Se abbiamo la bocca più piccola, abbiamo messo sicuramente la matita un po' fuori del contorno, vero? Del nostro contorno vero. Poi cosa facciamo per coprire quello che abbiamo fatto? Un pochino qua. Così la bocca sembrerà più naturale. Per chi lo desidera, un po' di gloss. E l'altro un po' di illuminante per chi vuole dare un po' più di luce al viso, agli occhi. Prendiamo e punti normalmente mettiamo un pochino qua sopra.
all'interno. E un pochino e buon Natale a tutti.